Siccome siamo in tanti in casa, faccio l'idraulico, faccio l'elettricista, faccio soprattutto il giardiniere, quindi faccio tante cose, sistemo tante cose. Questa è una passione, il lavoro manuale è sempre stato una delle mie passioni. Faccio un po' il muratore perché mio papà faceva il muratore e mi ha insegnato un pochino a fare il muratore. La passione più grande che ho però è la lettura, devo ammettere che il mio vero svago è leggere. Mi dica l'ultima volta che le è sembrato che andava un po' in affanno fisicamente. Tutti i giorni, ieri. No, nel senso che ci sono tantissime cose da fare. Ieri ho fatto 1000 chilometri, oggi ne faccio altrettanti, quindi la fatica è grande. A che cosa veramente ha rinunciato se si guarda indietro? Beh, alla mia professione. Questa è la cosa più grande. E poi al tempo per la mia famiglia. I miei figli sono stati molto bravi e pazienti, devo dire, mi hanno sempre molto sostenuto. La mia sposa ha avuto molta pazienza, che però è quasi esaurita, quindi non devo abusarne più. Beh, magari siete andati quella volta, qualche anno fa, da Papa Francesco, che vi ha detto avete vinto il campionato, no? No, portato un po' di riserve, appunto, di pazienza con appunto, sé, la mi sua dice Anna Maria. Sempre, Anna Maria mi dice sempre, adesso però hai dato 5 anni da ministro, adesso sei in Parlamento, non prendere troppi impegni. Per cui, per esempio, è stata molto decisa a convincermi a non fare il segretario del Partito Democratico. Cento anni dalla nascita del Partito Popolare. Perché è così importante da dedicare tutta una serie di incontri in tutta Italia a questo? Beh, perché lì è stata fondata sostanzialmente la democrazia italiana e quindi si è aperta una stagione di partecipazione del popolo alla democrazia. Sturzo era un propugnatore del voto alle donne, per esempio. Che arrivò molto dopo. Che arrivò molto dopo, ma fu seminato in quegli anni, appunto, con la lungimiranza di Sturzo e di altri come lui, perché appunto lì è nato il senso dello Stato e l'idea di una repubblica che fosse basata sul protagonismo delle comunità locali, sul protagonismo degli corpi intermedi, cioè della famiglia, del sindacato, e quindi quella stagione ha seminato davvero tanti germi che poi piano piano nei decenni hanno portato il nostro paese comunque a conoscere uno sviluppo democratico e a diventare protagonista. Siamo in tempo anche un po' di bilanci per tanti motivi. Sì, cerco di immaginarmi un paese che sta in Europa in maniera orgogliosa, orgoglioso cioè delle sue radici, della sua identità, e mi immagino e lavoro perché costruiamo un'Europa più forte però, perché il futuro dei nostri figli è il presente. Il nostro presente per il lavoro, per il benessere del nostro popolo dipende molto da se sapremo costruire un'Europa più forte. Quindi so per certo che se voglio immaginarmi un futuro migliore devo lavorare ora molto intensamente perché in questo momento tutti i valori per cui abbiamo lottato e che sembravano scontati, la democrazia, la cooperazione tra i popoli e le persone. Perché dice scontati? Sembravano scontati, li abbiamo dati troppo per scontati, abbiamo abbassato la guardia. La politica sicuramente l'avrà fatta anche trovare in situazioni imbarazzanti, quando uno proprio dice ma perché sono qui? Sì, diverse volte sì.
specialmente l'esposizione mediatica, specialmente il fatto che ti costringe a stare sul palcoscenico e quindi dopo la gente pensa che perché sei sul palcoscenico può parlare di tutto, di te, dei tuoi affetti, delle tue, insomma, ti mette sotto osservazione, ecco. Il suo primo figlio si chiama Emanuele. Emanuele, sì. L'ha voluto chiamare così perché significa Dio con noi? Sì, mia moglie è stata lei soprattutto a volere questo nome. 9 figli, insomma anche molta gioia. Ma come fa lei dopo a sopportare l'atmosfera della politica? Beh, diciamo che la vita sia professionale che familiare ha sviluppato in me molta pazienza. Ci vuole molta pazienza anche a fare il medico, ci vuole molta pazienza e capacità di non agitarsi nelle situazioni difficili, mettiamola così. Cosa direbbe, ma proprio semplicemente, cosa sognerebbe di vedere negli occhi appunto di questi ragazzi? Certamente stare insieme significa non accusarsi, ecco, credo che sia quello di sostenersi soprattutto anche nei momenti difficili. La cosa che ha aiutato me e mia moglie, e abbiamo fatto anche insomma, tante fatiche con tanti figli giovani così, era quello che comunque dividevamo la fatica e non ci accusavamo l'uno dell'altro, magari sei stato troppo fuori e non mi hai... Ecco, questo atteggiamento di comprensione delle reciproche fatiche, di aiuto vicendevole, ha molto aiutato. Qual è una parola, una frase, un episodio della sua vita di quando era bambino in una famiglia senza fede, mi pare di capire, sì, che però lei riporta uguale ai suoi figli, che vorrà raccontare ai nipoti se già non l'ha fatto o che comunque ha dentro di sé con grande tenerezza? La cosa più bella che i miei genitori mi hanno insegnato, al di là del fatto della fede, insomma, perché però non ho mai ostacolato, ecco, è stato il fatto di darmi sempre un grande senso del rispetto per le altre persone, dell'attenzione alle persone più deboli, più fragili. Questo è un valore, un patrimonio che non ho mai dimenticato. E la forza d'animo, loro da dove l'attingevano? È una domanda difficile perché purtroppo sono morti molto giovani entrambi, quindi non ho avuto molto tempo di ma secondo me quella generazione era una generazione molto solida perché aveva conosciuto, diciamo, la fatica della guerra e la fatica diciamo della ricostruzione, quindi erano abituati e erano allenati in una palestra molto dura. Se guarda indietro, qual è il periodo della sua vita in cui si sentiva proprio più forte e in cui sentiva di più l'unità mente, spirito e corpo? Quando facevo il medico e avevo 4 figli e dovevo lavorare molto, ma mi sentivo molta energia. Adesso invece... Stava sui 30 anni all'incirca, ho indovinato? Stavo sui 30 anni, sì. Per quanti anni l'ha fatto il medico? Ho fatto il medico fino al 2001. Dopo sono entrato in politica e nel consiglio regionale e quindi... E quindi è durato parecchio la sua attività come medico. Ho studiato dalla fine degli anni 70 fino a, appunto al 2000, quindi ho fatto parecchi anni in ospedale. E questo amore per il calcio come è venuto fuori invece? Ah no, questo è un amore veramente, una passione viscerale. Da quando proprio avevo 5 anni, noi vivevamo per strada, quindi in un quartiere molto povero e stavamo tutto il giorno per strada a giocare a pallone, è sempre stato così. Qual era la località precisamente? Stavamo nel nostro quartiere, che è un quartiere povero di Reggio Emilia, dove poi è nato l'ospedale, eravamo proprio dove c'è adesso l'ospedale, quindi una volta era tutta campagna. Ma c'erano i famosi palloni di straccio ancora? Certo, assolutamente. Sì. Mi
sono avvicinato alla fede un po' così e piano piano ho frequentato anche i testi di San Francesco, poi ho avuto tanti amici che mi hanno, diciamo, aiutato e con cui abbiamo fatto tanti viaggi, pellegrinaggi nei luoghi di San Francesco. E lei lo sa che questa trasmissione si chiama Frate Asino perché lui aveva chiesto scusa a Frate Asino, cioè al suo corpo, certo, alla fine della sua vita per averlo un po' troppo trascurato. Trascurato, ed è vero, lo trascuro molto. Ecco. Signor Presidente Fico, signor Presidente del Consiglio, signori Ministri, lei avrà la nostra comprensione, la comprensione di chi sa quanto sia difficile governare, e la prego di credermi, non venga a parlare in quest'Aula di cose che non conosce, sia un... Lei ha parlato... Una cosa che veramente lei, se avesse la bacchetta magica, cambierebbe di se stesso. Sono la prima cosa è che sono piuttosto permaloso e quindi questo mio lato del carattere non mi piace. Mi risento, cioè, soffro molto di alcuni atteggiamenti o di una certa aggressività, quindi questo dovrei, se potessi, lo metterei da una parte. È stato grazie un privilegio incontrarla, grazie, grazie molto, veramente. Grazie.